Come si arriva alla partita di sabato che anticipa un po' giochi dopo questa bella rimonta almeno dal punto di vista del risultato? Come si arriva alla squadra? Come li ha visti? Ma per me stiamo bene, il problema è poi tradurlo sul campo. Io penso che siamo in grado di giocare contro Empoli, poi il risultato dipende da tante cose come sempre. Dopo la partita con la Sampdoria non ci siamo... Sono scappato, sì. Sono scappato. Come l'ha letto quella partita che si è tornata al primo momento? Come sempre, io dico peccato per il risultato, a parte che... Anche lì si è parlato molto di fase difensiva, io sono convinto che il primo gol della Sampdoria era da annullare, il secondo ha fatto gran tiro Bianchi dove c'era penso poco da fare. Poi come espressione di gioco sono contento, nel senso che abbiamo giocato, abbiamo lottato, poi... Abbiamo recuperato, potevamo anche vincere perché penso che il terzo gol poteva essere anche dato buono, visto quello che è successo sul primo, loro. Peccato per i tre punti, poi come prestazione contro una squadra, ripeto, che ha subito meno di tutti, aveva la miglior difesa e non ha mai perso, penso che eravamo più vicini a vincere noi. Abbiamo appena detto che noi siamo in grado di disputare una buona partita, poi il risultato dipenderà da molti fattori. Quali sono i fattori principali di Cagliari, di Empoli e Cagliari? Vabbè, se uno indovina tiro, se uno prende palo e va fuori. Su un errore anche arbitrale, perché sono tutti che sbagliano, non solo i giocatori, fa parte del gioco, è un gioco, spesso, visto che penso che sono due squadre abbastanza simili, abbastanza equilibrate. Sì, rimangono tutti e due qua, sperando di ritrovarli contro Milan. Ha già deciso Conti, insomma, dovrebbe essere scontato che al suo posto gioca Pisetti, ma in difesa hanno fatto bene sia Benedetti che Capuano, ha già scelto, aspetta. Uno dei due farà compagnia, sì. Considerato infatti il fatto che ritorna Rossi, è azzardato riproporre dal primo minuto la squadra del secondo tempo domani a Empoli? È azzardato, sì. Sulla carta sembra che ci siano molti ballottaggi, molti dubbi. Lei ha dubbi o invece c'è nella sua testa la formazione più o meno fa? Vabbè, io ci sto pensando, è normale. C'ho qualche dubbio che bisogna che si risolve, lo posso risolvere solo io. Pensa di fare il turnover Empoli Milan, qual è magari la partita più importante? No, io sono contrario a turnover. Penso finché sta un giocatore bene deve giocare, no per forza che lo devo fermare io. Dubbi anche in porta? Vabbè, voi mi fate queste concorrenze, titolare non para, poi chi è titolare ho dichiarato, per me sono tutti e due bravi e li scelgo al secondo momento. I dubbi possono derivare dal fatto anche dell'ultima prestazione che hanno fatto Caiolani e non sa domenica? Hanno fatto bene e quindi io sono contento che ci posso contare.
poi bisogna vedere i momenti. Cosa ha detto Ciusi invece? Domenica ancora santo e non vuole rivedere domani sul Empoli. Ma io c'ho sempre il problema solo in fase offensiva. Nel senso che noi abbiamo giocato negli ultimi 30 metri della Sampdoria 60 volte, loro 20 e il risultato è pareggio. Sbagliati i movimenti degli attaccanti oppure il momento del passaggio? Per me giochiamo troppo negli ultimi 30 metri. Bisogna trovare la più semplicità. Anche lì il discorso di subire su calci piazzati, io continuo a dire che abbiamo preso gol irregolare, per me il blocco, nel senso che in partenza sono quattro giocatori di Sampdoria fuori gioco che partono per bloccare i miei difensori e non farli muovere, di solito era ostruzione, si fischiava fallo e contro quello, anche se lo sapevamo e l'abbiamo detto quello che fanno se su Avelar arriva Okaka e non lo fa muovere, per forza si crea pericolo. Quindi non è questo su cui dobbiamo lavorare, anche perché Sampdoria ha fatto tanti gol, del resto anche Empoli penso che ha fatto 6 gol su 9 su Palleferme. Lo sappiamo, si deve stare attenti e noi penso che siamo stati abbastanza attenti, perché su Palleferme abbiamo preso 3 gol, penso. In media generale si prendono molti di più. E dal punto di vista offensivo? Dal punto di vista offensivo siamo andati sempre abbastanza vicini, basta pensare a quelli testa di Cepitelli che di solito si fa gol, qualche volta anche Rossettini aveva palla gol su Palleferme. È una squadra che gioca su per giù come noi, nel senso molto aggressiva nel mezzo, cercando poi di ripartire, magari a differenza che loro magari Contavano, Macarone e Ragazzo riescono a giocare più in velocità rispetto a noi nei ultimi metri. E ormai si capisce poco. Uno dei problemi della semplicità delle cose da fare in attacco, forse fino adesso, è stato anche di Barbo, che non riesce un po' a entrare negli schemi, gioca un po' anarchico forse, è riuscito pian piano a fargli capire quello che lei vuole dalla fase offensiva. Troppo possesso palla. Per me Barbo è grandissimo giocatore, poi per ora è croce delizia, io spero che diventerà delizia con tempo, perché ha i mezzi. C'è un rigorista nel Cagliari o c'è il turnover anche al dischetto? Vabbè, rigorista, per me possono calciare Cossussau e Avelar. Visto che tutti e due, cioè Cossu e Sau, qualche rigore già l'hanno sbagliato, andiamo con Avelar. Dal punto di vista fisico, perché a Ciacco stanno tutti bene fino a oggi? Abbastanza bene, c'era qualche problemino in settimana, Egdal che si è portato problema dalla nazionale, ma visto che ha giocato già con la Sampdoria non è un problema. Quando è cresciuto Sami come allenatore? Chi? Sami come allenatore, quando è cresciuto, non ricordo, che ha
Pescara sta facendo molto bene, anche se purtroppo è stato esonerato. Beh, sta facendo bene, ha fatto bene l'anno scorso, anche se per me non hanno giocato tanto bene come quest'anno. L'ha vinto campionato, quest'anno in Serie A, che è un altro tipo di campionato, la squadra si comporta molto bene con tutti. Individualmente c'è qualcuno in particolare che ha fatto una carona? Ma io non temo, io li rispetto, perché ripeto, a parte Maccarone, Tavano, lo stesso Verdi, che è un ragazzino che ho seguito ai tempi di primavera del Milan, sono giocatori di talento. Per quelli che possono creare problema avanti, poi dietro penso che sono abbastanza sistemati, in più c'è un mediano che fa girare la squadra. Io sono soddisfatto di quello che fa, sarei più soddisfatto se la squadra lo serve di più. A posto? Grazie a tutti. Arrivederci.